Siamo qui con Emanuele Via e Paolo Di Gioia degli Eugenio in Via Di Gioia, in una giornata super impegnata per voi ragazzi, lo sappiamo, perché siete il fenomeno di questo Sanremo, ma noi vi conosciamo da tempo perché Poliradio vi ha già ospitato in studio, vi abbiamo già incrociato in giro per Milano. Brevemente, quindi, questa esperienza sta portando la vostra storia di Baskers ad una nuova dimensione. Cosa portate di questa esperienza della strada sul palco e in che cosa la strada vi ha aiutato a formare anche una performance un po' diversa, perché il palco è decisamente più, diciamo, istituzionale? Vai. Abbiamo provato l'esperienza del palco dell'Ariston, troppo vicino. Abbiamo provato l'esperienza del palco dell'Ariston, ma torneremo di nuovo per strada stasera fra le vie del centro di Sanremo insieme a un ospite speciale. Vabbè, a questo punto l'abbiamo già detto, lo diciamo, Luca Barbarossa con noi farà qualche brano, qualche cover. La serata cover la facciamo anche noi, prima degli altri, perché il Sanremo e chi, anzi la Demoscopica, ha detto di no, ma noi invece diciamo di sì alle serate cover. Lo facciamo comunque. Noi appunto siamo andati per strada e abbiamo dato al palco di Sanremo quello che sappiamo fare, cioè la spontaneità e anche magari la creatività nel poter suonare anche qualcosa che non è inerente come strumentazione musicale, una tastiera di un PC. È un'idea che magari può venire ad alcuni, ad altri no. Abbiamo voluto fare la pazzia, noi non recriminiamo niente, ma anzi siamo molto felici di aver aperto questo festival. Bravi a non recriminare niente, perché noi siamo innamorati di voi. Anche la sala stampa Lucio Dalla si è molto lamentata di questo risultato, sappiatelo. E a proposito anche appunto di fandom, questa esperienza vi ha portato un pubblico molto, diciamo non molto diverso, ma magari anche diverso, più trasversale, che magari non è abituato ad ascoltare la musica che passa ad esempio nelle radio universitarie come la nostra. Ma so che avete anche un nuovo fan che è uscito anche sui giornali, che vi ha fatto endorsement, e appunto state scoprendo magari anche persone che non vi aspettavate ma che vi stanno dando molto supporto. Sì, è successa una cosa incredibile, ancora fatichiamo a crederci. Ci ha scritto Adriano Celentano in persona, attraverso un comunicato ci fa i complimenti e ci dice di non preoccuparci, perché anche lui ai tempi non riuscì a passare con il ragazzo della Via Glu, che venne rifiutato come brano, quindi ci ha augurato buona fortuna e di non mollare perché gli siamo piaciuti. E noi abbiamo risposto che ci piacerebbe andarlo a trovare, e di non può finire così la storia fra noi e Celentano. Bene ragazzi, vi do solo a questo punto, vi lascio andare, vi chiedo, se non noi milanesi, se siete carichi per la data dell'Alcatraz. Ci siete? Ci saremo. Ci siete ci voi? Ci saranno assolutamente. Anche là dietro, sono tutti? Sono ci 400 saremo. Persone che vengono. Okay. Ci saremo e farete tutta la vostra discografia in 2 ore, è una bella prova. Allora sì, la nostra idea era appunto quella di finire un po' il ciclo della nostra discografia attraverso appunto anche l'uscita di Tsunami, forse non tutti forse ci ricorderemo di voi per il titolo sotto, che adesso è fra parentesi, però appunto definisce tutta la nostra carriera, e noi volevamo dare questa unicità a questi 4 concerti, cioè non accadrà più che suoneremo tutti i 35 brani della nostra discografia, quindi già 2 date sono sold out, Milano all'Alcatraz sta quasi finendo, quindi affrettatevi. E anche Roma sta andando molto bene, c'è veramente uno spirito, come dire, di comunità molto bella per poter ascoltare tutti questi brani. Dopotutto vi hanno seguito fino in bicicletta, con in bicicletta fino a Sanremo, quindi vuol dire che i fan ci sono. Allora, in bocca al lupo per il futuro, ci rivedremo a Milano, speriamo, in una sede, nella nostra sede, e ci vediamo tra un'oretta per strada, quindi... Ah, venite! Certo che ci saremo, vi seguiamo ovunque noi. Grandissimo. Grazie ancora ragazzi. Grazie mille. Grazie.